Abbiamo rinnovato l'accordo con Nord VPN. Però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite una, di una VPN ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo: VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Credo che sia arrivato il nostro ospite, quindi facciamolo entrare con un caloroso benvenuto, eccoci qua, benvenuto Presidente Luca Zaglia Buongiorno, grazie per l'invito Grazie buongiorno, a lei per, per aver buongiorno. accettato Consideri che insieme ad Alessandro Barbero lei è l'ospite che ho inseguito di più nella mia giovane carriera Ah, questo non lo sapevo No, no, lo so, lo so, immagino <ride> Però Alessandro Barbero è molto più bravo di me <ride> Va bene, la sua materia è bravo, bisogna dirlo tra l'altro complimenti per la qualità video, noi siamo abituati ai parlamentari che dalla Camera vanno e vengono. Ah sì addirittura. Eh sì perché lì la, la connessione va sempre un po' maluccio. Allora, Presidente, iniziamo, iniziamo con uh, i temi insomma, di oggi. Abbiamo detto uh, questione cambiamento climatico, ci sono stati insomma, momenti di tensione legati proprio al maltempo anche in Veneto, così come in tante altre regioni d'Italia. Il tema del cambiamento climatico è un tema concreto, se ne discute spesso, purtroppo... Ho notato che soprattutto in televisione si tende molto a polarizzare il dibattito da un estremo all'altro, come è avvenuto un po' con il Covid, con la guerra in Ucraina, però le cose sono un po' più complicate e ci sono varie sfumature. Qual è la sua visione su questo tema? Poi le chiedo anche un parere invece dal punto di vista energetico, eh, perché sono curioso di sapere la sua anche sul, sulla possibilità di ritorno all'energia nucleare in futuro. Ma eh, intanto grazie, grazie per l'ospitalità. Eh, mi scuso un po' per la voce, ma ho avuto un po' di magagne di stagione, ormai bisogna dire così. Eh, ma io ne ho parlato anche nel mio ultimo libro, eh, solo i pessimisti non fanno fortuna, cioè questo tema del rapporto dell'uomo con la natura. No? Io mi metterei proprio nel mezzo, no? non sto né dalla parte dei fondamentalisti del cambiamento climatico che rischiano di esasperare tutto di estremizzare tutto, tantomeno dalla parte di coloro che non ci vedono proprio un cambiamento climatico. Direi che il cambiamento climatico è fisiologico, non è un caso che siano morti i dinosauri che troviamo i fossili marini nelle Dolomiti, quindi qualcosa è accaduto. Peraltro gli esperti ci dicono che noi siamo in un contesto temporale di un micro periodo nella storia della crosta terrestre del pianeta nel quale non c'è glaciazione. Probabilmente tornerà la glaciazione, torneremo a parlare ancora dei cambiamenti climatici. Quindi se il cambiamento climatico è fisiologico, dobbiamo chiederci cosa fa l'uomo per renderlo oltre al fisiologico. <ride> Scusate, e penso che l'uomo faccia, ci metta nel suo, ci mette il turbo, no? ci, mette, ci mette il booster, come per usare un termine che, che abbiamo conosciuto tutti. E quindi c'è il tema, che so, dei comportamenti anche individuali, perché è inutile parlare di cambiamento climatico e pensare sempre all'industria col cammino che, che inquina. Perché poi anche noi nei piccoli co comportamenti, alla fin fine, come grande alveare, come grande formicaio, abbiamo un effetto sull'ambiente. Due, il tema pensi solo e pensate al tema delle edificazioni in, in aree inappropriate, al tema che si, stanno, si sono chiusi tutti i fossati, quindi il tema... Dello sgrondo delle acque meteoriche, che non è più quello di una volta, che non è più quello che si ricordano i nostri nonni. E poi tutto quello che sono le emissioni, diciamo, di gas serra e emissioni in natura che creano non, propri, non pochi guai. Io penso che la sfida sia quella di combattere, ovviamente, questi cattivi comportamenti. Premesso che il cambiamento climatico c'è, dobbiamo evitare che l'uomo lo peggiori. Chi indica la via? Secondo no, me diciamo, come diceva lei, c'è sempre stato, Presidente, diciamo, il, cam il, il cambiamento climatico, però questo in particolare che è iniziato circa 150 anni fa, eh, è secondo roba. gli scienziati è stato causato prettamente dall'uomo, ecco, quindi allora, sta a noi ovviamente sì. cercare di invertire il trend. È esattamente quello che, che stavo dicendo. Chi indica la via? Secondo me i giovani. I giovani, noi dobbiamo essere a fianco dei ragazzi su, su questa partita perché hanno più visione, perché hanno più sensibilità. Guardate, se noi dicessimo a un ragazzo, un adolescente, o a uno studente in generale, dicessimo, ma sai, questa azienda è certificata green, no? e lui ti guarda e ti dice, scusa, ma questo è un prerequisito, cioè, stiamo ancora parlando di certificazioni green che dovrebbero essere prerequisiti nelle produzioni industriali. Quindi penso che la battaglia dobbiamo fare assieme ai ragazzi. Dopodiché ai ragazzi bisogna spiegare che bisogna evitare le politicizzazioni perché la politica su queste robe fa solo danni. Facciamo in modo che ci sia una no-fly zone, il pianeta è di tutti, è una battaglia per tutti, deve essere solidale e dobbiamo fare in modo che la transizione energetica, l'investimento sulle rinnovabili, abbandonare il combustibile fossile e fare tutta una serie di scelte strategiche che prevedono anche delle rinunce, perché noi alla fin fine, perché molti hanno ritrosì a parlare di cambiamento climatico, e significa uscire dalla comfort zone. Perché se tu dici a qualcuno che non può più andare alla pompa di benzina tra qualche anno a fare il pieno, ma dovrà pensare che ci sarà un'evoluzione anche rispetto a questo, uno dice sì, ma ce l'ho vicino a casa la pompa di benzina, non mi rompo neanche tanto le palle a fare il pieno, non capisco perché devo riempirmi di pannelli fotovoltaici per ricaricare una batteria della mia auto. Ecco, io penso che sia un fatto anche culturale e i giovani ci possono dare una grande mano per fare in modo che si esca da questo effetto serra, no? tanto per usare un termine che ci sta eh, rispetto a quello che molti ancora non vedono come un problema, questo grave. A proposito di, di energia, di rinnovabili, eccetera, eh, in molti paesi è presente anche dell'Unione Europea l'energia nucleare, quindi cioè, esiste un mix energetico tra fonti rinnovabili ed energia nucleare. Ci sono vari, vari esperti, anche forze politiche, eh, che ritengono che un ritorno in Italia al nucleare... Eh, Avrebbe dei vantaggi alla lunga al nostro paese. Ovviamente è una cosa che richiede tanti anni, però bisognerebbe partire, ecco, per poi arrivarci. Lei? come Dai, la, vi... la vedo che in Italia si è fatto un referendum. Questo, questo è un referendum che ci ha limitato moltissimo non solo dal punto di vista di produzione di energia nucleare, ma anche di cultura rispetto al nucleare. Perché noi siamo in un paese nel quale non si è mai sperimentato, non si è mai fatto nulla e ormai stiamo parlando di decenni. Ci dicono che il nucleare di oggi è sicuro. Immagino di sì, immagino che comunque non sia una roba naturale, avendo studiato io eh, l'atomo all'università, però immagino anche che le, le tecnologie di oggi non siano quelle di allora, di quando, diciamo, eh, si fece o fecero il referendum. Io ero un ragazzino. Alla luce di tutto questo eh, è ovvio che si capisce ormai che il mix di, di produzioni energetiche, di fonti energetiche, diciamo. Che si, che si compenetrano, che sono diciamo, in simbiosi, sembra sia la soluzione migliore. Penso anche che sul fronte dell'energia, cioè ad esempio noi abbiamo il grande tema dell'idrogeno, noi ad esempio stiamo investendo moltissimo sull'idrogeno verde, altra, altra partita che ci interessa moltissimo all'interno del PNRR. Per quanto riguarda il nucleare, il Paese innanzitutto deve togliere quella restrizione che è dettata appunto da quella scelta referendaria. E dall'altro dobbiamo dare garanzie ai cittadini sulla, sulla sicurezza. Adesso si parla di mini centrali, si parla di microinsediamenti. Eh, certo, però siamo in un paese nel quale culturalmente a tutt'oggi a me sembra che non siamo predisposti a questo. Io no, non lo vedo come un tabù, ma va ovviamente riaperto il dossier, va rianalizzato e bisogna verificare fino in fondo che ci siano tutte le, le certezze e soprattutto che questo sia un percorso da fare insieme ai cittadini. No, no, sicuramente. Fortunatamente tra l'altro sulla ricerca in Italia siamo molto forti, ecco, perché noi investiamo molto nella ricerca sul nucleare, però poi questa ricerca la mandiamo all'estero, insomma, un po' un paradosso. Diciamo che oggi non c'è cultura rispetto alla, alla popolazione, questo, questo sì, è, è un fattore... Sì, c'è molta ideologia, che... quando uno sente la parola nucleare c'è ancora molto timore, molta paura purtroppo. Bisogna fare molta sensibilizzazione su questo tema. Allora, invece adesso vorrei andare su un'altra tematica che a lei sta molto a cuore, che è quella dei diritti civili, temi etici, insomma, quindi certo. lascio la parola a Francesca. Sì, allora ci sono mh, appunto questi argomenti che secondo me appunto non hanno uh, colore politico e eh, lo rappresenta appunto tutta la situazione del secondo suicidio assistito che c'è stato in Italia, che è avvenuto eh, appunto nella, nella regione Veneto, però contrariamente al primo che è stato anche frutto di una dura battaglia. Eh, legale e poi, appunto, l'Associazione Luca Coscioni ha dovuto aiutare eh, Federico, appunto, il ragazzo che ha deciso di procedere con una, una procedura che è sancita all'interno di una sentenza della Corte Costituzionale eh, per, appunto, eh, avere il farmaco e il macchinario che eh, permettesse al ragazzo di autosumministrarlo. Invece, in questo caso, eh, la Regione Veneto ha. Effettivamente ha aiutato, cioè ha fornito il farmaco, ha fornito anche eh, tutta quella che è eh, la, la situazione eh, per garantire a questa persona che il suo diritto a porre fine alla sua vita, come, è appunto, come dicevo dalla Corte Costituzionale, eh, è andato nel migliore dei modi. Quindi le volevo chiedere come mai, secondo lei. A livello nazionale non si riesce a giungere a normativizzare quello che è il contenuto della sentenza Antoniani Cappato e come appunto garantire eh, i diritti di queste persone che sono in una fase della vita in cui appunto decidono eh, di accedere a una procedura di questo tipo Ma guardi, la ringrazio per la domanda. Io dedico un capitolo al mio libro nel mio libro a questo e cito tre, tre persone: cito Eluana Englaro e Luana Englaro vive, viveva in stato vegetativo e il papà Beppino Englaro chiedeva l'autorizzazione a sospendere l'alimentazione, dopo anni di, di questa tragedia che, che stava vivendo assieme alla figlia, eccetera. Beppino Englaro alla fine ottiene la sospensione, e quindi un provvedimento per la sospensione dell'alimentazione, non dal Parlamento che era lì riunito a parlare, riparlare, a non concludere una, una, nulla, per non usare altri termini. Ma lo tiene da una sentenza e Luana Englaro ha la sospensione quindi eh, muore con una sentenza di un tribunale. A quel punto, è chiuso le cartelline, cioè, non si è fatto più nulla, nel senso che il Parlamento, forse era 2008-2009, non legifera. Cito la figura della signora Angela, una veneta che eh, l'anno scorso andò in Svizzera a morire, fece quel video toccante spiegando le sue ragioni. Sì. E poi cito un altro veneto Stefano Geller, 50 anni, è in carrozzina, bloccato in una carrozzina, ha la sua vita appesa a un respiratore, ha una malattia genetica su linea materna, quindi ce l'ha avuta anche sua mamma e anche sua nonna, vive da solo con una sorella che ha la stessa malattia da quel che ho, che ho potuto capire, io sono andato anche a trovarlo. Lui diventa famoso perché? Perché a 50 anni l'anno scorso ottiene dal Comitato Bioetico dell'ULS di Bassano, cioè nostra, una delle nostre ULS, l'autorizzazione ad aver fornito il macchinario e il farmaco per quello che secondo me impropriamente si chiama suicidio assistito, io lo chiamerei riconoscimento del percorso di fine vita che è una roba che forse è anche più rispettosa ma guardate io, mi, io non sono qui a promuovere il fine vita che sia chiaro, promuovo un fatto di civiltà, questo è un diritto che deve essere garantito ai cittadini e mi spiego Stefano Geller però ha voglia di vivere, nonostante la sua condizione. Addirittura gli abbiamo dato una mano, assieme a un imprenditore, a comprare l'auto nuova che utilizzano per trasportarlo. È felice. Lo incontrerò il 25 di agosto in una spiaggia che mi ha fatto... Abbiamo dedicato questa spiaggia ai disabili con accessibilità estrema, disabili gravissimi. Stefano sarà lì, mi ha, mi ha, mi ha fatto contattare, anzi mi ha mandato lui un messaggio. Però Stefano dice esattamente quello che dice la Corte Costituzionale. La Corte del 2019 dice se la malattia è irreversibile, la sofferenza non è placabile, se il supporto psicologico non dà nessun effetto, se, 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 si può provvedere a una gestione del fine vita. Non è che stiamo parlando del fatto che se ti lascia la fidanzata, cioè chiedi l'autorizzazione al fine vita, stiamo parlando di una roba seria, stiamo parlando di una roba seria di malati terminali e qui vengo la signora Gloria. Che ha chiesto, è un nome di fantasia, ha chiesto di poter accedere a questo percorso in maniera molto civile, appellandosi a una sentenza della Corte. Allora qual è la mia considerazione, Francesca? È che un paese civile si dota di una legge. È impensabile gestire questa cosa con una sentenza della Corte. Ma dirò anche di più: finirà che se non la facciamo per scelta questa legge, la faremo per necessità, perché ormai. Queste situazioni stanno spuntando un brutto termine, perdonatemi, come i funghi. È un brutto termine da un'idea, perché random ormai si comincia a vedere che non è più il Veneto, qualcuno ha voluto far credere che il Veneto sia innamorato di queste robe. No, noi rispondiamo civilmente a dei cittadini. E siccome queste sono pratiche dove il tempo, e non aggiungo altro, pesa moltissimo, io non voglio che le, queste pratiche vengano messe sul lato della scrivania magari coccolando l'idea, brutto da dire ma rende l'idea, coccolando l'idea di dire ma alla fine stiamo parlando di tempi ristretti, forse ci sarà una soluzione naturale. Attenzione, non è una promozione del fine vita. Io rispetto le idee di tutti ma ci mancherebbe. Però se succedesse a me vorrei poter decidere. Allora io dico la politica deve garantire la libertà e non limitarle. Detto questo sento anche dei ragionamenti sulle cure appagliative. I miei medici sono eccezionali sulle cure palliative. Non si discute, non si discute. Spetta il paziente a scegliere quale deve essere il suo percorso in un eventuale fine vita. Però, è pur vero che è innegabile che la qualità delle cure oggi riesce a portare il paziente all'estremo. Cioè parla il Veneto che ha avuto il primo trapianto di cuore da cadavere nella storia italiana un mese e mezzo fa. C'è stato trapiantato un cuore che non batteva più da 40 minuti, impiantato su un paziente di una cinquantina d'anni, il paziente non è in ospedale in terapia intensiva, è a casa. Un paziente che ormai aveva una vita pregiudicata. Dobbiamo ah. renderci conto che lo scenario è anche cambiato. Certo. E quindi, in questa condizione, noi abbiamo l'obbligo di rispondere ai cittadini, eh, sia sul fronte delle cure palliative, che sul fronte di altre scelte più estreme, e intime, che noi non siamo chiamati a giudicare. Ah, infatti sullo stesso tema c'era stato anche molta, molto dibattito quando è stato aperto il primo centro appunto in Veneto per quanto riguarda la disforia di genere e tutti, tutti quei disturbi relativi all'identità di genere però anche su quello, cioè comunque per, come diceva giustamente lei si tratta semplicemente di garantire dei diritti costituzionalmente riconosciuti quindi non è una questione di idea personale sul fine vita, lo dice la sentenza della Corte ma anche appunto su altre tematiche eh, bisogna riconoscere i diritti umani di ognuno credo Guarda, nel, nel mio libro, Marsilio Editore, ha messo una fascetta in copertina non ce l'ho qui se non ve lo farei vedere non, se ce, non ce lo manda lo vediamo poi lo, no, lo e, leggiamo e la fascetta in copertina riporta una frase che io scrivo, la politica deve garantire la libertà e non limitarla, il che non vuol dire che uno non deve portare le proprie idee ma se voi chiedeste a me cosa pensa dell'aborto, io vi risponderei a voi non ve ne frega niente cosa penso io Luca Zaia dell'aborto a voi interessa che Luca Zaia lavori per garantire la libertà di scelta. Dopodiché, se Luca Zaia è più predisposto da una parte o dall'altra, investirà, che so, ti preoccupi, eh, investirai di più sui consultori, nelle azioni di accompagnamento, l'assistenza, ma alla fine la donna è l'unica che deve decidere. Punto. Non, ha, non può essere la politica che decide rispetto a una libertà. Io penso che sulla disforia di genere, anche qui, questo è un livello essenziale dell'assistenza. Quando sono stato eletto, io sono stato eletto nel 2020 con il 77% dei voti di 20, quindi non c'è un partito che vale il 77%. Mi hanno chiesto quale sarà il mio impegno. Io ho detto che il mio impegno maggiore sarà quello di garantire un minimo di rappresentanza anche a coloro che non mi hanno votato questo 23%. E noi cittadini dobbiamo pretendere che gli amministratori siano amministratori di tutti. Così deve funzionare. Allora, anche qui a me hanno fatto un sacco di polemiche, premesso che il centro esisteva da sei anni. Tanti si sono distratti effettivamente, no? perché hanno parlato di una novità. Premesso che abbiamo trasferito da una clinica privata all'Università di Padova, che a me sembra comunque una buona scelta. Premesso che i casi che dovessero arrivare davanti al chirurgo sono casi che hanno passato delle tramogge e delle trafile da paura, perché devono arrivare con una sentenza, visite. cioè Una roba che io non voglio neanche stare qui a discutere. Perché, se devo spiegare a uno queste robe, vuol dire che sono davanti a uno che non capisce e quindi non, non, non perdo tempo. Ma poi io dico: siccome sono casi che conti sulle dita di una mano, sulle dita di una mano ogni anno, se ci sono, io dico: ma è possibile che nessuno abbia il coraggio di spiegare a sti fenomeni che ci sono lo 0,3 per mille dei bimbi che nascono ermafroditi? Cioè, è possibile che nessuno spiega a sta gente che ci sono anche le malformazioni genitali? Possibile che in alcuni casi, in età pediatrica, bisogna intervenire scegliendo la, diciamo, i caratteri sessuali prevalenti chirurgicamente? Presidente, posso farle una battuta? Io, io lo spieghi lei perché molti so, sono anche nella, nella sua forza guardi, politica. No, guardi, guardi, io capisco la battuta, però dico anche un'altra roba. È un po' un retaggio culturale. Perché quando parliamo di aborto, ad esempio, noi chiedono sempre cosa pensiamo dell'aborto, sembra quasi. Che il centro destra, se esiste un concetto di centro destra, insomma, che la mia parte politica abbia delle ritrosie. Ma io dico sempre: ma perché non andate a chiedere l'altra parte della barricata? A me risulta che ci siano frange importanti di pensiero dall'altra parte della barricata che siano assolutamente contro l'aborto, e così vale anche per questi temi. E quindi io direi: correggerei la battuta, direi: sarebbe bene chiederlo un po' a tutti, perché a me no, non risulta che anche dall'altra parte. Allora, le altre parti forse hanno come si può dire i front men o, o le front women che la, se la spendono bene, ma nelle retrovie ah, guardi, sappiamo, su, che, che, no, sì, sappiamo alcune c'è una poca chiarezza politiche. anche su chi dovrebbe essere no, sì, sì. a favore. Guardi, abbiamo parlato a lungo. C'è una roba, sempre per autocitare il mio libro. Cioè, nel, nella, visto che Francesca mi ha chiesto della disforia di genere, sono andato a cercare di documentarmi. Io non lo sapevo, ve lo dico. Il bello di un libro è che sei obbligato a documentarti su molte robe se non scrivi cazzate. Allora, in Italia se tu da operato, quindi trasformi il tuo sesso nell'altro sesso, o semplicemente senza operarti, in virtù di una sentenza, diciamo, di tribunale, puoi andare alla tua anagrafe e dire, dici, senti caro signore, da oggi non mi chiamo più Luca, ma mi chiami Lucia. Avò. Detto questo, io sono detto, ma di quando è questa legge? Sarà di qualche giorno fa? È del 1982, cioè, in un mondo nel quale la politica si alzava al mattino, leggeva l'osservatore romano per capire qual era, diciamo, l'indicazione di giornata. Ma nel 1982 ha fatto questa legge. Allora tu devi chiederti, ma cioè, forse i social media non hanno amplificato la storia, quindi l'ha fatta velocemente, però comunque è stata una legge innovativa. Se ci pensate, grazie, eh. è troppo gentile. Eccolo. Ora oh, no, ho capito perché grazie. non ho fatto fortuna nella vita comunque. <ride> perché, sono perché sei pessimista allora. E quindi dicevo no. questo. Ma guardate, dopo la pioggia viene sempre il sereno, io lo dico sempre ai ragazzi. Posso lanciare un messaggio ai ragazzi? Io i libri li faccio perché li eh, legano no. i ragazzi. A volte trovo che questa narrazione del pessimismo cosmico che, con il quale bombardiamo i giovani non paga. Cioè, ai giovani mi ha spiegato che ci sarà un 18 che magari adesso ci trascorre. Oh, L'altro giorno, in una ferramenta mi ha fermato, mi hanno detto: Guarda che so che sei alla miniera mercoledì. cioè, i ragazzi sono scatenati. E... No, no, ma posso se mi hai mandato un telefonino, mi faccio una foto anche dal negozio. Certo, è. E mi hai seguito sul parcheggio per dirmi: Oh, mi raccomando, eh, perché aspettiamo l'appuntamento di mercoledì. E dicevo: I ragazzi, mi va a spiegare che ci sarà magari quel ragazzo che mi ha fermato, che era uno studente. Farà il presidente di regione, gestirà la miniera. Fra cento anni farà, farà il giornalista, il rettore dell'università. cioè il mondo non si ferma. E, ragazzi, dobbiamo dare prospettiva. No? Basta questa narrazione di dire che qua bisogna scappare per salvarsi. Perché poi, anche qui sulla fuga dei cervelli. Scusatemi, ecco, se no, ma anche perché la prossima domanda di Matteo è proprio ma allora su questo. No, non, non anticipiamo, no. presidente: non la la fuga dei giovani. Eh, eh, sì, presidente, mi ha dato l'assist l'assist perfetto perché eh, fuga dei cervelli, giovani, sì, bisogna essere ottimisti, vero, ma bisogna anche che ce ne siano di giovani e da un lato c'è il problema della natalità e dall'altro lato c'è quello della fuga dei cervelli che non è neanche più tale perché eh, guardando le statistiche eh, vediamo che sono negli ultimi dal 2011 al 2020 sono andati via anche un sacco di persone che hanno solamente il diploma, quindi una cosa. L'esodo ormai, eh, diciamo, fa parte un po' di tutte, eh, trascende le categorie di laurea, di, di ceto, eccetera, eccetera. La domanda che volevo fare è sul governo attuale che ha attuato queste politiche protezioniste, sovraniste anche in, eh, in opposizione alla Lega delle origini, no? perché mi leggevo ieri gli scritti di Miglio, eh, si andava in tutt'altra direzione. Eh, come si può aumentare la popolazione se anche i paesi che hanno un welfare così espansivo come Svezia, Danimarca, paesi del nord Europa non riescono a portare i tassi di fertilità sopra il livello di riproduzione naturale di 2.1 figlia donna pur a fronte di spese enormi? Non è forse meglio una forte politica immigratoria? Beh, questa potrebbe essere, diciamo, quella che propone è una soluzione che, è, 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 come si può dire è massale no? nel senso che uno dice beh se, se la popolazione diciamo eh, nativa non fa figli portiamo qualcun altro che fa figli dopodiché anche anche quel qualcun altro dopodiché probabilmente non li farà più sti figli il mondo occidentale vive questo problema è giusto la presentazione no? non possiamo neanche però pensare all'infinito che la soluzione sia sempre quella dell'immigrazione ma non perché io abbia particolari preconcetti eh, io penso che ci sia, giustamente è stato riportato questo dato sulla denatalità, che i figli non si fanno per scelta, non si fanno perché non ti arrivano, cioè quindi non, non c'è concepimento, eh, o non si fanno per le, magari le condizioni economiche che non ti permettono di pensare a una famiglia numerosa e fai come i cinesi che hanno il, 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 il monofiglio, definiamolo così, no? si dicevano che i cinesi facevano, dovevano fare un figlio a testa. Se, se è ancora vero, non lo so, adesso passatemi questa battuta no, allora, io no, penso, no. penso che noi possiamo fare sicuramente un'attività culturale di, di coinvolgimento eh, ma però quello che non vuol far figli non li fa, e quindi quello che non li fa per scelta, quello che non gli arrivano in Vento, no, io le ho tentate tutte sono l'unica ragione, penso, quasi ma sicuramente sono stato il primo a, ad autorizzare, mi ha fatto una polemica che non mi sto neanche qui a raccontare eh, la, la fecondazione assistita con tre tentativi per le donne fino a 50 anni, quindi sembrava un'eresia, ma io penso che se una donna ha, è, è, ha le mestruazioni è ovula, non capisco per quale motivo a 50 anni non possa restare incinta e fare un figlio. Quindi io in Veneto fino a 50 anni, tre tentativi, la fecondazione assistita la garantisco alle signore del Veneto. Il terzo punto, su quale si può lavorare di più, e, e, tu cercavi prima giustamente di, di, di portare quei dati che sono interessanti è quello di dire se hai condizioni economiche che non ti permettono di far figli ti devo aiutare. E io non, so, non conosco poi nello specifico l'efficacia di questi dati, penso che poi il mondo occidentale ci porti anche una dose di egoismo su tutto questo, no? perché comunque i nostri nonni dicevano che i figli non portavano, non portavano miseria, eh, mia mamma ha 11 fratelli, per dire, no? e, ha, e mia nonna ne ha adottati anche 6, non contenta degli 11. Quindi ne ha 17 alla fine. Io ho sei zii che non sono zii. E sono cugini, figli di una sorella di mia nonna che è morta di parto. Mi fermo qua. Sinceramente io non, ho, non, non ho la soluzione. Decisamente se la soluzione sia quella di portare immigrati per impinguare le file e tornare ad essere dei boomer, non la vedo oggettivamente una soluzione. Dovremmo cercare di capire quale sarà il punto di equilibrio. Perché ai migranti che ho qui io, in Veneto ne abbiamo 555.000. Il nostro modello di integrazione è riconosciuto: non sono poi migranti che fanno figli, cioè, sono arrivati da, da, come si vuole, da proletari, da ricchi di prole. Ma alla fine, la seconda generazione lì fanno, cioè diciamo, mimamo, mimano diciamo, il modello che hanno trovato, che è quello del, del figlio dei due figli al massimo, perché poi la famiglia mediamente in Veneto a meno di un figlio cioè siamo a questi livelli qui quindi non vedo neanche questo afflato nel continuare a fare tanti figli in chi poi eh, si insedia qui soprattutto se seconda gener generazione assolutamente no Sì diciamo che, eh, diciamo che se innanzitutto forse c'è una terza via tra quella della destra sovranista e quella della sinistra e magari di eh, targetizzare un po' di più l'immigrazione su persone, per esempio, dall'est Europa c'è una grande opportunità. C'era una grande finestra di opportunità, adesso anche con la guerra, e comunque in generale sono i paesi che hanno anche una distanza linguistica dall'italiano minore e che tendono a imparare l'italiano molto bene. Quindi, probabilmente un'immigrazione focalizzata su persone che si, anche ad un livello di sviluppo e di scolarizzazione un po' più elevata di quella attuale eh, potrebbero inserirsi e in l'inserimento causare anche il fatto che. Certo, non faranno 4-5 figli come nel periodo degli anni 60 in Italia, eh? questo siamo d'accordo, però anche ne facessero due anziché uno eh, sarebbe, una eh, sarebbe una cosa notevole. Sarebbe una cosa notevole, perché quello è il tema, no? Sì, consideri che noi siamo arrivati nel periodo dei boomers, siamo arrivati a 65.000, 70.000 parti all'anno, oggi siamo sotto i 40.000, 35.000, 32.000, 33.000 parti. E qui abbiamo anche la quota degli immigrati, considerando che i Veneti non sono diminuiti, perché oggi siamo 5 milioni di Veneti, e, e, dei quali 550 mila immigrati che si sono integrati, hanno in un percorso di vita, come dicevo. Per cui mm. Veneto è cosmopolita, cioè Veneto eh, lo conosce dalla Repubblica Veneta, il cosmopolitismo, nel senso che noi abbiamo avuto 1100 anni di storia di questa Repubblica che ricorda ancora il fondaco dei turchi, il fondaco dei tedeschi, il ghetto, il ghetto ebraico, insomma. Le diverse comunità che si, eh, si compenetravano, diciamo, nella Repubblica Veneta. però oggi oggettivamente il tema è un tema eh, che dovremmo affrontare. Si considera che noi di immigrati scusi, di profughi ucraini in Veneto ne abbiamo 15.000 in questo momento ospitati dalle famiglie venete. E questa è una vera tragedia. La guerra ci preoccupa moltissimo, nel senso che eh, ho l'impressione che questa guerra rischi di. No, rischiamo di. A realizzare la, la, la vera strategia che ha Putin a mio avviso che è quella di diventare una guerra che si radicalizza un nuovo Afghanistan europeo e così ci lascia il problema in casa e lui va per la sua strada è una guerra che scandalosamente non è in mano ad azioni diplomatiche è una guerra che comunque noi non possiamo inseguire all'infinito e seguire la sticella che Putin inalza di giorno in giorno perché finisce che Andremo, andremo alla bomba atomica cioè, e, e questa non è una buona soluzione. Ho l'impressione che si trascura un po' questo tema. Senta Presidente, l'ultima cosa che le voglio chiedere, visto che ha tirato fuori l'argomento, siccome mi è, mi è molto a cuore questo tema, eh, lei nel 2014 come Regione Veneto aveva riconosciuto l'annessione della Crimea, se non erro. E, e di recente la regione Veneto ha ospitato una conferenza del professor Orsini, che diciamo in questo anno e mezzo, eh, con le sue tesi, si è dimostrato molto antioccidentale, abbastanza vicino, insomma, invece alla propaganda russa. Eh, come mai questa, questa scelta, e se effettivamente magari ha cambiato idea o si è pentito insomma, di qualcosa del passato? No, 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 no. Eh, questi sono provvedimenti del Consiglio regionale. Consiglio regionale, Parlamento italiano, governo, giunta regionale. Totalmente autonomo. Eh, se devo dire la verità fino in fondo, la conferenza o la lezione magistrale, su cioè quello che è accaduto, non lo so, del professore <coughs> Scusate, Orsini, è una roba che anch'io ho letto sui giornali, quindi non ne so nulla. E ho preso anch'io dei giornali, ho visto che c'è stato dibattito, ho visto che alcuni hanno chiesto di avere anche il contraltare, penso che sia corretto in democrazia, punto, mi fermo qui, ma non è attività della mia giunta regionale, io rispondo per la giunta regionale, il Consiglio è un altro consesso, ha un Presidente, ha un ufficio di Presidenza, non lo governo io, e ho rispetto di quello che fa il Consiglio, perché poi alla fine sono autonomi e fanno quello che... Che vogliono fare, insomma, pianificano, poi non hanno mai di questa roba, roba io. Ma la non questione non lo so. del 2014? La questione del 2014, rispetto a cosa? Della, della Crimea, della riconoscenza. Ma quello è sempre da... del Consiglio, eh? Sempre Consiglio. Ah. In, sì, sì guarda, onestamente, io non ho neanche memoria, però non è un provvedimento di giunta, sono tutte, sono tutte affermazioni di Consiglio. La giunta non è che fa la riconosce un'annessione o fa qualcosa, non, ha, non è competenza di giunta, sta roba. Quindi è attività di consiglio. Ok, grazie per il chiarimento. No, grazie a voi. Bene, Presidente, la ringraziamo per essere stato con noi. Eh, le auguriamo un buon lavoro, ovviamente. Eh, speriamo di rivederla da queste parti prossimamente. Un'altra volta. Vi recupero la foto del ragazzo della Ferramenta, ve la mando. Volentieri. Grazie grazie. Grazie a voi, grazie buon prossimo. lavoro e complimenti. Grazie, grazie. Anche a lei, arrivederci. Buona giornata.